Mi dispiace signora, bisogna cambiarlo. E adesso dove lo compriamo il nuovo? Non si preoccupi, la porto da GT Idraulica. Bene, signora, dia un'occhiata allo showroom. È slittato a data da destinarsi il Consiglio Comunale di Cava dei Tirreni. Infatti, il question time, inizialmente fissato per questo pomeriggio alle 15.30, è stato rinviato a causa della concomitanza con i funerali di Michele Avella, il poliziotto 35enne che venerdì scorso ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in via Arte e Mestieri. Tra i vari argomenti che dovevano essere affrontati in aula, anche quello relativo all'omesso tributo afferente agli accertamenti IMU 2015 per le aree ritenute edificabili. Un vero e proprio salasso che interessa centinaia di famiglie cavesi e che ha visto la mobilitazione del Comitato Spontaneo dei Cittadini di San Giuseppe al Pozzo. Ma a presentare un'apposita interrogazione è stato il consigliere comunale della Fratellanza, Pasquale Salsano. Tra le interrogazioni che oggi avremmo presentato in Consiglio Comunale vi è l'accertamento IMU 2015 sui terreni edificabili che l'amministrazione comunale ha inviato ad alcune migliaia di cittadini. A nostro avviso questi accertamenti risultano non suffragati da un idoneo studio e dai dati. Terreni inquadrati in zone rosse, fasce di rispetto, orti, terreni che per conformazione e forma non risultano congrui ad un'eventuale edificazione, che si sono visti attribuire un valore che è ben oltre il valore di mercato o l'improbabile locazione ad essa attribuibile. Pertanto questi proprietari si trovano in una condizione di sgomento, di paura. Per questo chiediamo all'amministrazione comunale di istituire un ufficio che sia allo scopo preposto, con l'ausilio del personale interno che è adeguatamente formato e ben conosce la situazione del nostro territorio, così che da regolarizzare eventuali incongruenze ed evitare inutili contestazioni e ricorsi alla commissione tributaria. Basti ricordare che questi accertamenti si sommano agli accertamenti precedenti e di certo non avvicinano l'amministrazione alla nostra comunità, che in questo momento necessita di un supporto.